Nelle prossime ore assisteremo a un graduale miglioramento del tempo, questo grazie all'anticiclone delle Azzorre che per qualche ora ci tornerà a far visita. Infatti avremo le prime schiarite già a partire dalla mattinata di domani e nel corso del pomeriggio avremo solo qualche annuvolamento a carattere locale, solo sui nostri rilievi orobici dove non si esclude ancora qualche scroscio di pioggia, però nella medio-bassa Valle Seriana e Lago d'Iseo andrà sicuramente meglio e fortunatamente domani avremo una giornata senza precipitazione, anche le temperature torneranno ad aumentare e saranno nella media del periodo, quindi ci attendiamo 22-23 gradi a Clusone, anche 27-28 gradi a Bergamo. Ecco come andrà la settimana in Valle Seriana. Purtroppo l'anticiclone delle Azzorre tornerà di nuovo sui suoi passi, quindi nella zona delle Spagna, e quindi ancora delle perturbazioni torneranno a farci visita. Già nella giornata di lunedì avremo un graduale aumento della nuvolosità a causa dell'arrivo di un fronte di aria piuttosto fresca proveniente dai Balcani che andrà a interagire con aria più umida proveniente dalla Spagna. Questo causerà appunto delle precipitazioni a carattere sparso nel corso della giornata e qualche tuono ancora si sentirà sulle nostre montagne. Ecco, martedì sarà ancora una giornata transitoria, ovvero ci sarà qualche schiarita al primo mattino e poi nel corso della giornata crescita di nubi cumuliformi e qualche scroscio di pioggia. Attenzione perché poi fra mercoledì e giovedì arriverà un fronte più organizzato, quindi dell'aria piuttosto fredda scenderà proprio dalle Alpi, entrerà sia dalla Valle del Rodano sia dalla Porta del Labora e quindi ci attendiamo un sensibile peggioramento del tempo, soprattutto mercoledì e giovedì, quando i temporali saranno ben più organizzati, anche le saranno a carattere diffuso. Poi venerdì tempo ancora instabile. Sabato e domenica invece i nostri modelli matematici vedono una generale tendenza al miglioramento grazie appunto al rafforzamento dell'anticiclone che garantirà qualche giorno stabile e anche dal punto di vista termico, proprio a partire dal prossimo fine settimana, avremo un aumento sensibile delle temperature con il ritorno anche del caldo.